Questo è un tempio del bello e noi vogliamo arrivare a metterci il buono che è il nostro prodotto. Per la prima volta abbiamo deciso di dare il nome di famiglia ad un'etichetta della casa, perché le cantine Ferrari sono la passione e la tradizione della mia famiglia. E vogliamo anche ringraziare tutta la seconda generazione della mia famiglia che ha fatto crescere questa azienda facendola diventare leader in Italia, ma senza mai scendere a compromessi con la qualità e rimanendo fedeli a quei valori che hanno fatto grande il Ferrari, ossia la ricerca dell'eccellenza in ogni dettaglio, il forte legame con il nostro territorio che è il Trentino, un controllo del processo produttivo dalla terra fino alla tavola e poi una visione dell'uomo al centro delle nostre aziende e delle nostre imprese. E in questa storia di 100 anni la Riserva Lunelli è in fondo un simbolo di una staffetta tra generazioni, perché riprende la stessa tecnica e utilizza le stesse grandi botti di rovere austriaco che utilizzava mio nonno Bruno nella cantina a pochi passi dal Duomo di Trento. E questa fermentazione in legno, l'elevazione in legno, dona struttura e complessità che rendono questa riserva ideale appunto per accompagnare le creazioni degli chef e per accompagnare un intero pasto. Per questo l'abbiamo dedicata e la vogliamo dedicare alla grande ristorazione, come voi. Al naso abbiamo dei profumi complessi, una struttura ampia, una trama fitta, una trama avvolgente, un vino da una persistenza lunghissima, un retrogusto pulito, gioioso, un vino immenso e nello stesso tempo elegante. Quindi appena ho assaggiato questa Riserva Lunelli ho avuto una sensazione immediata che secondo me si abbinava molto bene a un crostaceo e quindi l'ho abbinato al gambero, a questo piatto che si completa poi con questa gelatina anche di crostaci e dal mio punto di vista era piacevole anche sentire una croccantezza, quindi l'amaranto croccante e la grassezza di questa crema all'olio. Il mio risotto. Grazie. Ho pensato a questo zafferano sardo che legava molto, l'idea era quella di mettere insieme questo spumante con questo gusto intenso dello zafferano. Il piatto che abbiamo fatto è un piatto molto particolare, arriva da un libro che è stato scritto da Tomasi di Lampedusa con il timballo del Gattopardo, da lì l'abbiamo un po' nordizzato, per cui abbiamo tolto la pasta, abbiamo tolto le polpette, ci abbiamo messo dentro la selvaggina e la zucca e abbiamo cercato di farlo un po' nostro. Ovviamente questa era la sfida più difficile perché abbinare un dolce a uno spumante è sempre complicato, anzi mi sembra che un dolce non troppo dolce dove spicca un po' il salato, spicca un po' questa nota dell'arachide, il grissino e la frutta della passione, questo insieme di profumi, di sapori e di acidità poteva andare bene con questo grande spumante che ho avuto l'onore e il piacere di assaggiare in anteprima.